Colgo l'occasione per domandare all'onorevole Viola qual è stata la sua esperienza con le cuoce, nei quali effetti ha avuto per un politico come lei. Beh, insomma, prima di tutto è stata un'esperienza che ha destato molta curiosità perché è un mondo che non conoscevo e quindi ho dovuto provare a entrare in una dimensione un po' diversa, anche rispetto alle modalità con cui noi normalmente trattiamo o gestiamo le cose nostre della politica. E da qui nasce la prima riflessione, cioè che può essere, uno strumento utile per calibrare meglio anche la propria attività, insomma, per gestire meglio anche la propria attività. Molto spesso noi ci poniamo obiettivi che insomma, magari sono non dichiarati e sono obiettivi che stanno dentro il corso della politica. Noi abbiamo strade un po' tracciate, come diceva adesso, dalle scelte dei partiti o degli schieramenti di cui facciamo parte. Però poi ci sono anche motivazioni personali e un livello di organizzazione della propria attività che proprio perché il parlamentare non è più, come dire, facente parte di una squadra come può essere l'amministratore pubblico, io vengo dall'esperienza di sindaco, quindi che è un taglio un po' diverso, c'è la necessità di costruire, come dire, anche una tua modalità operativa, in riferimento anche ai tuoi obiettivi più immediati, personali, ripeto, nel quadro, nel macro quadro che ti viene dato dal tuo partito, dallo schieramento di cui fai parte, da un lato, e le tue anche aspirazioni personali, le tue proposte personali, insomma, non facciamo, dovremmo essere dei legislatori, quindi fare delle proposte di legge su alcuni temi particolari. Tutto questo comporta, insomma, la necessità anche di operare, di avere alcune modalità operative che siano funzionali, insomma, ad avere obiettivi che si concretizzano poi, insomma, che si materializzano e diventino qualcosa di più evidente. E molto spesso l'attività del parlamentare per qualche problema, insomma, è un'attività difficilmente che si può riesce a far vedere all'esterno, insomma, c'è un po', non so se alla stessa percezione, insomma, c'è un po' di frustrazione, siamo spesso portati ad avere una dimensione molto, molto evidente, ma poi alla fine di concreto, di proposta nostra, si fa fatica ad evidenziare. Quindi, nel fare il lavoro con la dottoressa Lanza, insomma, abbiamo cercato di tirare fuori alcuni aspetti del lavoro e alcuni limiti che in qualche misura a me pareva potessero essere evidenziati, almeno per quanto mi riguarda certamente, e in qualche modo risolti. Abbiamo lavorato su questo, sia sul piano organizzativo e poi sul piano più strettamente di alcuni limiti visti. Grazie. All'onorevole Calabria vorrei domandare come mai secondo lei un giovane si avvicina al mondo della politica? Un giovane o la sottoscritta? Perché Io, visto che lei è anche giovane. guardi, sì, io ho la fortuna di essere entrata in Parlamento da giovanissima. Devo dire che credo che per entrare in politica, per un giovane esistono dei fattori, diciamo, sia endogeni che esogeni, e tutto sommato debbono per forza coesistere. Intendo per fattore esogeno tutto quello che riguarda il contesto sociale in cui uno vive, che può essere determinato dalla famiglia piuttosto che dall'ambito della compagnia che uno si trova a frequentare o comunque con cui si trova in contatto, soprattutto nella prima età dell'infanzia e dell'adolescenza. Per quanto mi riguarda, c'è stato un concorso per l'appunto di fattori. E questo fattore esogeno della compagnia, io ho avuto molte persone che frequentavo, molti amici che si erano avvicinati a un determinato partito politico, nell'ambito del movimento giovanile chiaramente, e anche un fatto familiare, seppur a metà, diciamo. E poi soprattutto c'è una voglia grandissima dentro i giovani di riscattarsi da quest'idea di politica che non è più coerente. Si parla, dottoressa Lanza parlava di coerenza per l'appunto. E c'è una grandissima disaffezione, c'è un grande disincanto da parte delle giovani generazioni rispetto a tutto quello che è il mondo della politica. Quello che spinge però un giovane a entrare in politica è proprio la voglia di poter cambiare le cose. Penso che ci sia molta più integrità e molta meno corruttibilità, in un giovane, una inferiore corruttibilità che nasce da una purezza di idee, soprattutto dal credere fortemente nei valori portati da quel, e da, dello schieramento, insomma, di cui uno fa parte, ma anche
dalla personalità che uno ha. Penso che quindi ci sia appunto un concorso di fattori, però senza una personalità più o meno determinata e forte, e con desiderio di riscatto e con voglia veramente di cambiare le cose, non si possa fare politica. Grazie. E mi permetto anche di domandarle, visto la sua giovanità, quali sono le competenze manageriali che avrebbe voluto approfondire per avere una maggiore preparazione a quello che è il settore, il mondo della politica? Guardi, per come è analizzato dal libro dagli autori, la competenza manageriale, appunto lo stesso termine manageriale piuttosto che governance viene molto usato nel libro, si tratta di concetti che si trasferiscono dal mondo dell'azienda al mondo della politica. Competenze manageriali noi che facciamo politica non l'abbiamo mai usato, ma viene appunto ben spiegato dagli autori come questo si manifesti in una competenza di gestione di risorse umane e si fa, diciamo, riferimento a quelle competenze che riguardano la sfera di intelligenza emotiva, che ben si differenzia dall'intelligenza di tipo logico-matematico, e che attengono, diciamo, a una sfera più introspettiva dell'essere umano. E nell'ambito di queste competenze gestionali, quella che secondo me andrebbe maggiormente sviluppata, o comunque che un giovane dovrebbe avere, diciamo, una preparazione più accurata, è quello che riguarda le abilità sociali, come vengono ben definite dagli autori, ovvero quel modo di interagire con la collettività in modo da creare, diciamo, un rapporto da un lato di leadership, dall'altro proprio di dare le risposte desiderabili della collettività, cioè entrare in contatto in maniera empatica con l'interlocutore, che può essere un singolo oppure la collettività, per stabilire un modo di interazione che si avvicini il più possibile, diciamo, a un intento comune. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire, diciamo, la capacità di ascolto e di fornire delle risposte adeguate alle esigenze dell'interlocutore stesso. Io penso che questo si manifesti, questa è un'esigenza che si manifesta oggigiorno. Vediamo come il cittadino si lamenti dell'incapacità di ascolto del politico. Cioè si lamenta una scarsa attenzione rispetto a quelle che sono le stanze comuni, e penso che questo sia veramente un aspetto su cui bisognerebbe lavorare maggiormente, perché poi per quanto riguarda le capacità veramente di empatia in generale, penso che per quanto lo strumento del coaching possa essere utile, penso che ci siano veramente dei talenti in ognuno di noi che siano maggiormente o minormente predisposti. Per cui bisognerebbe, secondo me, andare ad incidere soprattutto su quelli che sono i talenti e le capacità di sviluppare ex novo. È chiaro che poi si può benissimo sviluppare maggiormente ed individuare le capacità e le competenze di ognuno di noi per esprimerle al meglio possibile, però soprattutto lavorare su quelle che sono le capacità che devono essere, diciamo, devono esistere assolutamente per fare politica. All'onorevole Viola volevo riproporre la stessa domanda, visto, però con un taglio diverso, visto che lei ha avuto una lunga esperienza come sindaco, quindi sempre in riferimento alle competenze che avrebbe voluto approfondire anche nell'esperienza amministrativa che l'ha caratterizzata. Sì, noi nel lavoro che abbiamo fatto alla dottoressa Lanza abbiamo, come dire, sviluppato di più la parte che oggi, come dire, non mi interessa, insomma, mi investe di più, che è il lavoro di parlamentare. Però è certo che il lavoro dell'amministratore pubblico, dell'amministratore di un comune, ecco, trova in questo strumento alcune modalità di lettura, sia per quanto riguarda la gestione, dire, della squadra che oggi c'è nelle pubbliche amministrazioni, insomma la cosiddetta giunta soprattutto, che diventa un organismo, un vero e proprio organo di amministrazione, e poi il vero rapporto con i dipendenti pubblici. Naturalmente questo diventa